Ora, al di là di tutte le battute, di tutti i meme, di tutti i video che sinceramente hanno anche un po' rotto, io sono 2 giorni che ci penso, sono 2 giorni che ci se penso seriamente. Se potessi raggiungere, se potessi vedere un qualsiasi momento della storia, quale sceglierei? Sinceramente non lo so, sinceramente non ne ho la più pallida idea. Sono 2 giorni che ci penso e giuro, non riesco a trovare una risposta, non riesco a giungere ad una decisione. Sono talmente tanti i posti e i momenti a cui vorrei assistere, i luoghi che vorrei vedere, che probabilmente impazzirei prima di riuscire a dare una risposta definitiva. Mi piacerebbe poter stare al largo di Misino, la mia terra, al fianco di Plinio e ammirare l'eruzione del vulcano, ammirare le immense, le colossali colonne di fuoco, di lava e lapilli che si innalzano dal Vesuvio per poi imprigionare immobile nel tempo la città di Pompei. Mi piacerebbe assistere alla caduta di Cartagine, di Roma e di Costantinopoli e mi piacerebbe vestire i panni dei nativi americani durante il Boston Tea Party. Mi piacerebbe passeggiare per le strade di Parigi durante il regno di Luigi XVI. Mi piacerebbe passeggiare per le strade di Londra durante il regno della Regina Vittoria. Mi piacerebbe passeggiare per le strade di Palermo durante il regno di Federico II. Mi piacerebbe camminare per Firenze al fianco di Dante e poi ritirarmi la sera ad Anvers ad ammirare le stelle insieme a Van Gogh. Mi piacerebbe ascoltare la musica di Woodstock, magari bevendo dell'ottimo rum proveniente direttamente da Cuba. E mi piacerebbe visitare Gerusalemme ai tempi del Saladino per vedere la massima espressione culturale del mondo. Mi piacerebbe fare 4 chiacchiere poco con Platone e chiedergli esattamente chi è che ti ha raccontato quella storia di Atlantide. E non è che per caso sai come raggiungerla. Mi piacerebbe camminare per le strade di Parigi ed inneggiare alla libertà, all'uguaglianza e alla fraternità. E mi piacerebbe stare sul palco di Woodstock o sul palco di Monterey e ascoltare Hendrix che suona la chitarra degli Stones con i Beatles tra il pubblico. Mi piacerebbe vedere e visitare talmente tanti di quei posti, che una sola scelta, una sola possibilità non basterebbe. Mi piacerebbe realmente visitare la storia e credo che poterne scegliere soltanto una sarebbe impossibile perché quella scelta significherebbe rinunciare ad un'infinita gamma di possibili possibilità. E allora sceglierei il futuro. Sceglierei un futuro talmente lontano nel tempo nel quale poter rubare una macchina del tempo, così da non perdermi nessuna delle infinite possibilità, delle infinite destinazioni. Ecco qual è la tappa che sceglierei per il mio viaggio nel tempo. Voi cosa scegliereste? Fatemelo sapere con un commento qui sotto. Se il video vi è piaciuto vi invito a mettere mi piace e condividerlo. Fate questa domanda seriamente, senza battute e senza cazzeggio, ai vostri amici e chiedete voi quale momento della storia vorreste visitare? Non in quale vorreste vivere, perché sinceramente io per vivere non sceglierei nulla di diverso dal XXI secolo. Forse qualcosa di futuro, ma nessun momento precedente. Perché non prendiamoci in giro. La storia è bellissima, è affascinante, è quanto di più amo. Ma vivere nel Medioevo significa vivere con la paura costante di morire, con la paura costante di una pestilenza o di una guerra o di un'invasione, di un saccheggio. E non era molto divertente vivere nel Medioevo, non era molto divertente vivere in età moderna, sicuramente. Non era molto divertente vivere nell'antichità, quando tutto ciò che possedevi poteva essere sequestrato da un momento all'altro, semplicemente perché il tuo vicino aveva deciso che tu eri un traditore. Ecco quale epoca sceglierei. Sceglierei il presente per vivere, ma vorrei visitare tutta la storia. Grazie ancora per aver guardato. Un saluto a tutti e al prossimo video.